serie di compiti da svolgere. George è uscito, sì, però adesso stiamo provando il Clown Dead, poi lo riproviamo. Guarda, 8 boccette. 8 boccette è un fottio. Raga, 8 boccette è veramente un fottio. Posso spammarle? Posso tirarle completamente a caso? No, è troppo. È veramente troppo, 8 boccette. C'era scritto sotto putrefatto. Cosa fate, pagliacci? Cosa fate, pagliacci? Sono io il pagliaccio, ma non voi. Raga, sono veramente troppi. Raga, sono veramente troppe 8 boccette. Posso fare... È uno skinwalk? Sì, tecnicamente sì. Però in game non fa effettivamente niente quello che fa uno skinwalker. Il volume mi sta trapanando. Vabbè, basta. Allora, come no killer è divertentissimo. Adesso sto provando i vari cambiamenti sui vari killer, tipo strega, Huntress. E per ora l'Huntress è rotta. Quindi sicuramente la nerferanno. Non uscirà come l'hanno messo nella PTB. L'Huntress, ve lo posso assicurare, è veramente rotta. Il clown con 6 boccette barra 8 con gli add-on, anche 9 può arrivare. È fortino. È molto fortino. Non è per niente male. Isaac si è fatto il basement, ok. Basement, ci è passato 2 minuti nel basement, Isaac. Il problema è che anche facendo sta cosa io semplicemente vado per i vari generi di calcio. Io lo tolgo il 15%, capito? Cioè, non ci trovo il value. E poi guarda... Ah, non sei... Non sei Isaac. Gliel'ho detto. Sempre la più psycho che dire. In realtà Deadly non lo è, un'altra cosa. La lore è complessa e lunga, però quella è limitata delle voci. Per me rimane uno skinwalker. La lore praticamente è semplicemente che è una leggenda metropolitana che se provi a definire l'ignoto, che è l'ignoto, è una cosa che non puoi definire perché è ignoto, viene a prenderti in pratica. Questa è la lore in sostanza. Solo che questa tizia qua che ha provato a scoprire che è l'ignoto disegnandolo, l'ho fatto, è venuto per prenderla, però l'entità l'ha preso prima che uccidesse sta tizia. In sostanza però diciamo che copia le voci delle vittime che mangia, così da usarle per baitare le persone. In sostanza. Poi in game non c'entra un cazzo, tutta questa cosa qui non c'entra letteralmente un cazzo. Originale però ha quella feature delle voci. Però non prende l'aspetto. Secondo me l'aspetto lo prende, sai, invece, Maki? Prende l'aspetto, ma di quello che viene disegnato per l'ignoto. Di quando provi a definire l'ignoto. Perché non c'è scritto. Ma secondo me è così. Perché c'è scritto in una storia che ha provato a disegnare l'ignoto per definirlo. E lo vedi com'è tutto storto, tutto disbieco, no? E secondo me è perché l'ha provato a definire Olivia, come cazzo si chiama il personaggio che l'ha fatto. Sembra Dwight the Forum, un po' sì. Ciao Slot, buonasera caro, come stai? Io pelavo. C'è da dire che comunque quello giallo non lo sto utilizzando, anche se l'ha buffato non lo sto utilizzando più di tanto. Proviamo a usarlo un po' di più, dai. Durante i chase anche.
Cazzo, è sparito. Ok, si sente la differenza del mezzo secondo comunque di scoppio. Vabbè, tagliamogli il ditino. Tempo di ditino. Mi piace un sacco anche il concept. Mi piace anche a me, è molto carino. Sembra molto carino. Oh, perché il... c'è un dito volante. Clown? Ha sbagliato un po' col ditino. Il clown finalmente fa quello che dovrebbe fare. Clowneggiare. Isaacs comunque non l'ho ancora trovato, in tutto questo. Isaacs introvabile. Ho trovato Isaacs. Snake, dammi il dito, mi serve. È quello di Maki in realtà. Beh, ma che roba, quante cazzo di boccette c'ha? È veramente esagerato, raga. 8 boccette sono fin troppe. Ciao Gota, tutto bene, grazie. Come stai tu? Rip di Tino. Ma che contentissima. Comunque basta spammare clown con sto buff. Praticamente sì. Ma è molto forte sto buff. Che altro, sai cosa? Ti permette di usare le boccette quelle... quelle gialle per muoverti. Che è la cosa migliore. Perché puoi usare le boccette gialle per muoverti. Esce il 12. Dovrebbe uscire il 12, esatto. Ed è la cosa buona del clown è questa adesso. Con tante bottiglie può permettersi. Perché con 4 bottiglie non poteva permettersi di usare il giallo per muoversi. Adesso una o due lo può usare. E puoi averne 4 di base o 5. Oppure con l'add-on comunque ne hai di più. Ma smetto di fare l'insta-save. Ho visto Essex, però non voglio andare per Essex. Paura. Andati, maledetto. Giusto in tempo, ok. Non male. Hai fame? Prendiamo il ditino di Darry, del nuovo Surf, tra l'altro. Vediamo com'è il ditino del nuovo Surf. Dovrebbe essere il mignolo, no? No, l'indice. Non era... Ma perché l'indice vola... Non dovrebbe essere il mignolo delle donne? Mi scusi. Sono usciti tutti i video Snake con punto e PTB nelle... Grazie Maki. Ragazzi, punto esclamativo o PTB se volete vedere i video su YouTube della PTB con i killer serve, delle spiegazioni varie. Il mio dito. Buono. Darry giustamente mutilato. E mi sa che sta serve forse è un serve. Dici? Non mi ricordo se è il mignolo quello che viene tagliato. Devo vedere Jerry. Jerry, vieni qua, devo tagliare il tuo dito. Tu che sei uomo. Tu non sei Jerry, tu sei Essex. Voglio cercare Jerry. Dov'è Jerry? Raga, rattatemi, dov'è Jerry? Lasciate un commento e un like che ci aiutate. Esatto, ragazzi, se potete lasciate un commento anche tipo pagliaccio clown, viva il Freddy, vai. Viva il Freddy. Questo è il nuovo Freddy, vai, vai. Commento, questo è il nuovo Freddy. Oh, eccoti qua, bravo. Bravo Jerry. Devo tagliarti il ditino, forza. Devo vedere se sei considerato uomo o femmina. Cioè, qual è la differenza fra l'uomo e il maschio e la donna? Non mi ricordo. Perché forse lui è il mignolo, forse era il contrario.
È il pollice. Ah, è il pollice. Ok. Il pollice dei maschi, l'indice per le femmine. Mi dissocio. Non è male, eh. Comunque questo cambiamento è molto forte il clown adesso. Puoi anche andare molto veloce in giro. Era il mignolo. Era della mano sinistra. Sì, era il mignolo, hai ragione tu. Una per te e una per Snake. Che cosa? Una cosa stupenda al supermercato, ve le mando. Proietta qualcosa vicino alla mappa. Sai che cosa? Forse viene dal generatore.